Vediamo cosa c'è qua sotto nascosto. Knesco Skin, non so chi sia, però sei nel mio portafoglio. Grazie per questo bigliettino da visita. Ciao GQ, sono Tedua e questi sono gli oggetti di cui non posso fare a meno. Allora, anche un oggetto inaspettato, non ne ho mai parlato di questa mia passione, ma questa è una scacchiera che mi ha regalato mia mamma. Io sono un grande fan degli scacchi, quando ero un bambino ero molto forte. Poi crescendo ho disimparato tante cose e mi sono riappassionato agli scacchi. Dovete sapere che ogni sera io mi addormento guardando reaction di scacchi su YouTube, del canale di Super Speed, tra l'altro, che voglio salutare. Non ho un altissimo punteggio Elo, anzi, sono veramente mediocre, però nulla mi vieta di essere un appassionato di scacchi, mi diverto tantissimo. Perciò viva gli scacchi, ve lo consiglio, perché allenano la mente e non la fanno invecchiare, proprio come la matematica. Per me ogni sfida è molto difficile perché sono scarso, quindi... Vabbè, oddio, ho 900, un punteggio di 900 su chess.com. Non vi dico il nome, ragazzi, se no andate a rivedere le mie partite e poi mi criticate troppo. Allora ragazzi, questo è un oggetto fondamentale, il diffusore. È fondamentale perché, soprattutto in autunno-inverno, mi aiuta a non rendere i capelli troppo gonfi dopo la doccia. Avrei voluto averlo tanti anni fa, e l'ho scoperto purtroppo in ritardo, ma è veramente un oggetto incredibile che consiglio a tutti voi, capello lungo, capello corto. E se volete mantenere i ricci o comunque i capelli ondulati, se invece volete avere i capelli lisci va bene uguale, ma senza il diffusore. Quindi top di gamma Dyson, aria fredda, aria calda, sicuramente questo oggetto non può mai mancare, soprattutto in tour e prima anche di eventi come questo, perché è importante per gli shooting. Elemento importantissimo per i miei concerti è questo spray qua per la voce. Tra l'altro un aneddoto interessante è che questo è proprio prodotto dalla mia vocal care, si legge anche qua, Danila Satragno, che salutiamo, ciao Dani. Piacevolissimo, mi serve, perché comunque sia... ho delle corde vocali anche arroventate dal mio passato da fumatore, perciò elemento fondamentale per il tour che non manca mai. Vorrei svelarvi gli ingredienti, ma essendo un oggetto mistico non posso, scusatemi. Sempre in esclusiva per GQ, la mia passione per i fiammiferi. Dovete sapere che non colleziono niente, a parte ovviamente i vinili autografati che mi regalano i colleghi o i pass dei tour. Colleziono fiammiferi. Questa è la mia unica vera grande passione e oggi vi ho portato direttamente dalla libreria sull'acqua, adesso non ricordo bene il nome, comunque li ho comprati a Venezia, Fiammiferi del Dante, Pulp Fiction e Il Mago di Oz. Poi abbiamo Golden Rush, strip club di Miami, questi molto cool. Grand Hotel del Mare, dove siamo stati a Sanremo con tutta la Drill Liguria poco fa, quindi questo rappresentano veramente un ricordo importante, perché abbiamo fatto il delirio in quella settimana. E poi, per essere super fashion, high couture, abbiamo i fiammiferi dell'Hotel Costes di Parigi, che per chi sa, sa, con delle bellissime donne ritratte sopra. Fiammiferi. No, li colleziono da quando sono un rapper famoso e vado in posti dove ti regalano i fiammiferi, devo dire la verità. Prima avevo quelli del Bar Roma, capito, di Arenzano, non era la stessa cosa. Oggetto che mi accompagna da tutta l'adolescenza, dalla terza media, per esattezza. Corda da pugile, non da crossfit, con i manici più pesanti. Questa è quella classica della Leone. Fantastica, per andare a ritmo con la vita, ok? Io consiglio a tutti quanti di imparare a saltare la corda, soprattutto chi ha poca coordinazione. Se devi anche dimagrire, è fantastica, ti fa degli avambracci delle spalle incredibili. Viva la corda, viva lo sport. Questo è un oggetto che non può mai mancare. E adesso ci facciamo delle risate. Questo portafogli, con la texture Gucci, ce l'ho dal 2017. Fu il primo portafogli che comprai con i soldi del primo successo, diciamo. E l'aneddoto divertente qual è? Che Tony F, mio fratello,
Mi prende sempre in giro in maniera ovviamente scherzosa perché dice: Mario, ma non lo cambi mai sto portafogli? Cioè, ogni volta lo tiri fuori al ristorante perché poi sai, questa texture è anche molto zarra, è invecchiata un po' male, va bene? E allora mi dice giustamente: non ti appartiene più. Però io ho ancora quella mentalità che finché funziona, finché vanno le cose, io non le cambio. Quindi questo è un oggetto che non può mai mancare, a cui sono veramente tanto legato, che mi porto in tasca dal 2017. Con dentro qualsiasi cosa. Una delle più divertenti che ho scoperto ora prima di fare questo video è che dentro puoi trovarci due patenti mie, quindi una rigorosamente rotta, come purtroppo la tessera sanitaria rigorosamente scocciata. Questa cosa sì, è un po' più il mio lato piratesco, quindi se le belle ragazze si aspettavano che fossi anche ordinato, preciso e pulito, sì, ma ho un portafoglio da scappato di casa. E vediamo cos'altro abbiamo, perché cioè, qua c'è veramente la qualunque. Però il mio tour manager mi ha regalato un quadrifoglio che oramai inizia veramente a invecchiare, che mi porto sempre dentro e può portare fortuna. Vediamo cosa c'è qua sotto nascosto. Ah no, aspetta! No, allora, l'aneddoto più divertente del portafoglio è questo. All'interno si può trovare questo bigliettino. Insomma, per qualsiasi necessità, Calogero, 39447. Quando noi siamo saliti sulla Costa Crociera per la settimana di Sanremo, c'era Calogero che era responsabile di questa costa ed era pronto comunque sia ad accoglierci, a secondarci in tutto e per tutto, no? E allora a me ha fatto morire perché lui era molto simpatico. Noi l'abbiamo trasformato in maniera simpatica in un meme, ma è un professionista, questo sia chiaro. Però ho capito, per qualsiasi necessità, Calogero. E noi ci siamo messi, c'è la propria sempre. Calogero, guarda che c'è mia moglie che non la riesco a soddisfare, passa! Per qualsiasi necessità, Calogero, capito? Ci siamo immaginati le necessità più assurde. Continuando la rubrica della promozione gratis, oggi facciamo un props ai miei amici della Kiwi. Sigaretta elettronica, un oggetto che non può mai mancare con me da un anno e mezzo a questa parte, perché fondamentalmente con questa ho levato le canne dalla mia vita, che mi ha aiutato a essere un cantante più forte e più preparato prima di un'intervista o di un concerto. Devo dire la verità, fantastica, fantastica, e non c'è combustione, quindi le mie corde vocali lavorano meglio e mettendo quel pochissimo di nicotina dentro, perché ne metto davvero poca, insomma, rispondo anche molto meno male a mia mamma o a eventuali fidanzate, sono molto più sereno. Questo è sicuramente, come il mio portafogli, un Horcrux molto importante. Questo è il mio marsupio di Balenciaga, comprato nel 2019, non mi ha mai abbandonato, ha visto tutto, è stato su tutte le spiagge del Mediterraneo, comunque tutte quelle che io ho calcato, è stato in tutti i backstage, è stato indossato e portato da tantissimi miei amici zarri che non vedevano l'ora di farmi il favore di portarlo, perché io non vado più in giro col borsello perché non mi appartiene più quello stile. Però è utile perché dentro nelle tasche ci metto tantissime cose, le ricariche della sigaretta elettronica, il portafogli, eventuali filtri o grinder che siano, insomma quello che serve, ci posso mettere la qualsiasi. E questo veramente per i miei amici è un oggetto riconoscibile e veramente riconducibile a me. Allora, cosa abbiamo qua? Ora flexiamo un po', da veri rapper. Un oggetto che non può mancare, un Horcrux super bello, è la mia collana, ragazzi. La mia collana da rapper, come dico io, che non è la solita Cuban, bensì è un gioiello fatto da Alessandro Bernini, che saluto, ciao Ale. Mi piace tantissimo, sono l'unica ad averla così. È ispirata alla foglia d'alloro di Dante, che a sua volta la foglia d'alloro è ispirata dalla T di Tedua, quindi queste sono tante T di Tedua che formano la collana con delle perle. Ma non mi ricordo da dove vengono, cioè lo so, ma ho paura di svarionare, quindi magari non lo dico prima che sbaglio, però vengono dall'oceano, ok? Comunque sia, completano il mio profilo piratesco, high fashion, sempre per mischiare l'urban al mainstream, in poche parole. Che dire, è bellissima. Non faccio a gara di chi sia il rapper con la collana più bella, più grande, più pesante, sicuramente 18 carati, qua non stiamo scherzando, perché molti fanno i fighi con l'11 carati, quindi attenzione rapper che sappiamo tutto quanto, è un gioiello unico, mi piace, bella, 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 e tutti mi fanno i complimenti.
Viva la mia collana e viva Bernini. Complimenti. Sì, gli piace anche a lui. Eccoci qua. Dovete sapere che io ho un gatto, volevo portarlo per metterlo alla lista degli oggetti, giustamente non si è potuto fare, e allora ho portato questo acchiappa peli di gatto. Ogni tanto, devo dire la verità, mi presento al primo appuntamento col maglione, una maglietta sporca di peli, perché ha il suo fascino. Poi ci sono persone come anche il mio manager allergico al pelo di gatto, quindi bisogna levare i peli da addosso. Oggetto veramente fondamentale, anche perché funziona pure coi peli del cane di mia mamma. Tutti gli animali lasciano peli. Non ho avuto un pappagallo, ma probabilmente se ce l'avessi qua un pappagallo lascerebbe piume anche lui, e quindi anche per i pappagalli funziona benissimo. Lorelai, l'ho chiamata con il nome della protagonista di Una mamma per amica. Questa è una cosa un po' cringe, però è la grande verità del nome del mio gatto. Difatti la chiamo o Lorelai o Rory. Poi è diventato anche Lolly, e invece l'uomo mio delle pulizie la chiama Lola e via, sarà tutta così. Comunque lei si gira, soprattutto se c'è la ciotola che si sta per riempire. Ciao, sono Tedua, e per guardare altri video di GQ, cliccate qui.